Maschio Angioino si svolge oggi la giornata conclusiva del concorso Cittadini del sito UNESCO, organizzato dall'Osservatorio del Centro Storico del Comune di Napoli. 21 le scuole coinvolte fra i comuni di Napoli, Ercolano, Pompei, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata e Tre Case. I bambini hanno scoperto di abitare in un luogo prezioso e poiché hanno scoperto di abitare in questo luogo prezioso hanno voluto partecipare. Credo che sia la maniera più giusta di educare i ragazzi ad essere cittadini di un patrimonio che va assolutamente conservato, tutelato, ma anche fatto evolvere sotto il profilo del lavoro. Sul tema di quest'anno, i mestieri del patrimonio, i ragazzi hanno realizzato lavori di grafica e cortometraggi presentati nel corso della giornata nella Sala dei Baroni del Castello. È molto bello questo incontro con tutte le scuole delle città siti UNESCO, a dimostrazione che i nostri territori sono uniti sulla cultura, per la difesa della nostra storia, per il riscatto dei nostri territori e anche per la lotta chiaramente all'illegalità e al crimine. E la cultura è la migliore arma di riscatto dei popoli.